Ovviamente noi come gruppo Cosuli ci rappresentiamo la compagnia nazionale cinese che è la Cosco, ormai da 30 anni abbiamo due joint venture con loro, una è la Cosco Shipping Italy, di cui noi deteniamo il 40% e i cinesi il 60%, e poi abbiamo una società che si chiama COSCOS, che invece si occupa di logistica e di navi convenzionali. E una società, sono società che impiegano 150 persone e che diciamo sono lanciate verso uno sviluppo abbastanza importante, specialmente perché ci sarà l'apertura del porto di Vado a dicembre, ci saranno sicuramente degli sviluppi, altri investimenti che la Cosco farà non solo in Italia ma anche in Europa. Tenga presente che noi come società, come joint venture, controlliamo anche compagnie in Slovenia, compagnie in Croazia, in Tunisia, in Algeria, per cui insomma abbiamo una copertura abbastanza vasta del Mediterraneo. Per noi è una grande opportunità, io sono sicuramente a favore di collaborare con i cinesi, non vedo particolari problemi come vengono esposti recentemente. Ritengo che l'accordo che è stato fatto dal presidente cinese Xi Jinping è una ottima apertura che ci dà un'opportunità a noi imprenditori, istituzioni e politica per cercare veramente uno sviluppo di questa collaborazione che può portare solamente del bene alla nostra nazione e per avere più occupazione, che è la cosa più importante. Io come imprenditore mi sveglio al mattino e la prima cosa che penso è a creare dei posti di lavoro, perché è quello che l'Italia in questo momento ha principalmente bisogno. Ha bisogno di meno litigi, di meno parole, ma soprattutto creazione di posti di lavoro. Qual è, dal suo punto di vista, il principale ostacolo a questo, diciamo, piano comunque di sviluppo e a una maggiore collaborazione con la Cina? Ma principalmente è una certa politica che magari mette i bastoni fra le ruote e soprattutto una serie di istituzioni, associazioni e anche qualche imprenditore che sta facendo una propaganda, una campagna pubblicitaria contro la Cina. Io non parlo tra l'altro di possibili conseguenze del traffico 5G e di queste cose qua, di cui io non sono a conoscenza, però per mia natura, quando io non conosco le cose, cerco di non parlarne, mentre molte persone parlano di logistica e di cose armatoriali senza sapere di quello che vuol dire. Per cui io non mi espongo sul fatto che magari hanno ragione da quel punto di vista lì. Io dico dal punto di vista dell'impresa, degli investimenti, nel campo marittimo, nel campo della logistica e così via, siccome bisogna andare avanti e bisogna lasciare stare tutti questi pregiudizi.